vorrò sempre, anche se... Come vi permettete? Affidare il ruolo di protagonista alla mia sorellastra sbucata dal nulla, usando i soldi di mio padre per giunta! In realtà non sovvenziono io il fil tesoro, ma il comune! Fa lo stesso! Tu! Te l'ho detto! Torni a New York se incroci la mia strada! E ora non solo sei sulla mia strada, ma anche in TV! Non farti calpestare così da tua sorella, Zoe. Sei perfetta per questa parte, te la meriti. È vero. E domani incontreremo il produttore. È troppo tardi per cambiare le cose. Ti ricordo che, come a tutti gli studenti, anche a te era stato offerto di partecipare al film, ma ti sei rifiutata perché, e cito, il maglione di Milan fa schifo, Nat disegna come un bambino, Alia è inutile e Marinette è ridicola, assolutamente ridicola. Io ho detto questo? Meno garbata. Beh, confermo ogni parola. Ma se questo stupido infantile film verrà proiettato nelle sale trasformando qualcuno in una star, quel qualcuno dovrei essere io. Perciò lei mi assegnerà la parte della mia sorellastra, perché tutto ciò che lei possiede è mio. Una banana, Chloe. Non c'è problema, ne parlo io domani, sarà tutto a posto. E questo è l'ufficio del produttore Bob Roth. Sorpresa! Che cosa ci fai qui? E il mio vecchio amico André mi ha informato che vi sta bene modificare un po' il copione per far partecipare sua figlia al film. Ma è impossibile! Abbiamo già preparato ogni cosa! Il cinema, ragazzina, è l'arte del compromesso. Per tutelare i propri soldi e l'interesse del film occorre essere flessibili. Così la figlia di André interpreterà il ruolo da protagonista. Questo non è il miglior interesse del film. Zoe è perfetta nei panni di supereroi della creazione. Prossimo volo per New York tra 30 minuti. Marinette, non è grave se non avrò il ruolo da protagonista. Ci sono altre mansioni disponibili nella troupe. Perfetto, basta che non appaia in video, a me sta bene. Affare fatto, ci vediamo domattina sul set. Ciao ciao, perdenti. Fuori adesso. Ah, è assolutamente ingiusto.